finito, è un po' morito. Lei deframmenti questo inizio di trasmissione, Rossini. Come solo io so fare, benissimo. Benvenuti a Thuy e Proust, la trasmissione di Icaro TV che vi parla di libri. Come sempre Andrea Polazzi e Stefano Rossini qui con voi per consigliarvi letture amene e acculturanti. Deve iniziare tutto con la A? Perché no? Il mio libro non inizia con la A. Allora se ne vada. Vabbè, io parlo del primo libro intitolato Miss Merkel e l'omicidio del castello di David Safier, che è un autore tedesco. Quindi, che Miss Merkel? Quella Miss Merkel. Quella Miss Merkel, io so che la sua dolce metà ha letto questo libro. Esatto. E lo ha trovato anche divertente. L'ha trovato nella libreria. Sì, come me. Tra l'altro il primo, ne è già uscito un secondo. È un libro che mi incuriosiva proprio per questa... idea di posizionare un personaggio noto a livello mondiale in un contesto diverso da quello in cui siamo stati abituati a vederla, perché la protagonista è proprio lei, Angela Merkel. Angela, no? Giusto. Si dice così. Protagonista per tanti anni in Europa e nel mondo, andata in pensione perché ha abbandonato ormai da un paio d'anni il suo ruolo dopo tanti anni al vertice in Germania. Ecco, David Safier la immagina cercare un po' di pace in un paesino della Germania per iniziare una vita diversa da quella a cui era abituata, non ci senza sta. Fatica. Lo stress insieme della vita lei, politica. Insieme a lei c'è il marito, anche lui un accademico, un po' particolare, un tipo con un po' la testa sulle nuvole, eccetera, eccetera. È una guardia del corpo, perché insomma sei comunque... È sempre la Merkel. Esatto, la Merkel. E insieme a loro anche il cagnolino Putin. Si chiama così, il cagnolino, un carlino che si chiama Putin. Ciao Putin. E spiega anche perché si chiama così, ma vi lascio un attimo di suspense, sì, su questo. Sì. Diciamo che quindi, troviamo... Scusi, potremmo dire che Putin è un cane, questa cosa la possiamo dire. In questo libro sì, benissimo. In questo libro sì. Diciamo. E diciamo che noi la troviamo che cerca di imbastire questa sua nuova esistenza con non poche difficoltà, anche perché dice sei abituato un po' ad essere diffidente degli altri, perché ha avuto nella sua vita contatti solo con i politici, quindi incontra queste persone nel paesino e pensa, ma questa potrebbe diventare mia amica, ma forse no, questa è, però non lo so, e quindi è un po' in difficoltà. Ma cosa succede a questa Miss Merkel novella Jessica Fletcher, diciamo così, che andando, è invitata ad una festa in un castello di questo paesino, si imbatte in quello che a lei sembra un omicidio, nel senso che il padrone di questo castello, durante questa festa scompare, e dopo un po' andandola a cercare, tra l'altro lui ha due mogli, entrambi comunque continuano a vivere nel castello, andandola a cercare lo trovano a riverso nello scantinato. All'inizio diciamo che la polizia pensa ad un suicidio, ma la Merkel, forse un po' perché annoiata, no, da questa vita un pochino diversa dal solito, ma forse perché ci ha visto giusto, perché l'intuito di aver guidato un paese per tanti anni potrebbe anche andare nel verso giusto, decide di indagare insieme ovviamente a suo marito, insieme al guardia del corpo Mike, al cane Putin, guardia del corpo Mike, che diciamo è un personaggio molto centrale nel corso di questo libro, anche una figura molto divertente, e ovviamente al fiuto del cagnolino Putin, che si darà da fare per risolvere un mistero. Io non vado oltre, dico però che il romanzo è sicuramente divertente da leggere, e chi lo ha scritto immagino si sia ben documentato anche su alcuni aspetti magari meno noti della vita della ex cancelliera e di suo marito, e ha imbastito una trama divertente, ovviamente non particolarmente approfondita, ma sicuramente un libro che si fa leggere. Tra l'altro, come detto, ha avuto in patria e non solo un buon successo, tanto che ne è stato già scritto un secondo. Ma la guardia del corpo Mike si innamora della Merkel e le canta I Will Always Love You? No. No? No, non è come nel film. No, non è come nel film. Secondo libro, se vuole glielo dico, è proprio del 2023, sì? Si intitola Miss Merkel e l'omicidio al cimitero. Ah, quindi non siamo più nel castello. Non siamo più dal castello al cimitero. Peccato, era meglio il castello. Come dice l'adagio, alle donne del castello piace solo fare quello. Era un vecchio film degli anni 60, non so se se lo ricorda. Vabbè, citazioni... Ah no, era alle dame del castello.
e il resto rimane però invariato. Cari amici, rimaniamo non tanto in un castello, ma anche noi. È arrivata una mail, è stato licenziato, lo sa? Ma adesso così. Per lei c'è un posto al castello. Per una settimana. Ma guardi, ci andrei pure di corsa. E, rimaniamo in un castello, diciamo, in un'ambientazione gotica, con questo piccolo libricino. È un libro? Piccolo libricino, vedrete anche la copertina molto particolare, tutta dorata e così, no, un po' arabescata. È una riedizione di un vecchio racconto gotico di il nome dell'autore è un po' lungo e ve lo voglio dire tutto. E dopo avrà finito la sua parte di trasmissione. Ernest Benjamin Salomon Raupach, questo è il nome dell'autore, anche lui tedesco. Oggi che viene poi riscritto anche all'interno del libro, esaurendo nella lunghezza. E, quindi oggi rimaniamo in Germania. Come si intitola, non so se lo avete letto, non il, credo si leggesse. Il libricino, Non disturbare il sonno dei morti. Aveva letto così? Beh, certo, bisogna dare una certa tensione. Pathos. Allora, racconto gotico, quindi ci sono tutti i cliché, un amore interrotto, una bella dama che muore giovane, il marito che è in qualche modo distrutto, affranto da questa perdita e cerca in tutti i modi, come si intuisce dal titolo, di riportare indietro la sua Brunhilde, questo il nome della compagna di Walter, che invece è Walter e Brunhilde. Esatto, è il protagonista. Questo è un matrimonio di un paesino qua della Romagna. Esatto, e invece no, siamo nella Germania appunto del XVIII secolo, tra il 700 e l'800, e dicevo, ritroviamo tutti i cliché del che romanzo sono? Gotico, che sono appunto il ritorno dalla morte, ma è una vita che non è vita, lo struggimento dell'amore, qualcosa che accade al villaggio perché da quando si insedia la moglie morta. Tra l'altro nel frattempo Walter si era sposato con Svanhilde, un'altra Brunhilde Svanhilde. Esatto. Che però svanisce. Esatto, e tra l'altro svanisce Svanhilde. Il povero Walter, voglio dire, Svanhilde era una donna anche tanto amorevole, con cui aveva costruito una famiglia, con cui aveva fatto dei figli, ma l'amore che portava per la vecchia Brunhilde, insomma, siamo nel pieno del romanticismo, quindi questi amori davvero incontenibili che è impossibile diciamo sia descrivere ma anche frenare nelle emozioni e tutto il resto, ovviamente. Anche lei fatica a frenarsi. La mia, esatto, io faccio fatica a frenarmi. Dicevo, questo racconto, questo romanzo rientra nel filone dei primi romanzi sui vampiri, sui non morti, di cui, come avrete intuito, Brunhilde fa parte. Non ci dica tutto però. No, non vi dico tutto, infatti adesso già mi fermo. C'è una scena molto bella in cui, che poi richiama anche il titolo dell'opera, in cui Walter piange, no, sulle spoglie della sua defunta amata, trova questo stregone che passeggia nel cimitero con cui ha questa discussione Esatto, volendo quest'uomo avrebbe i poteri per riportare in vita l'amata, ma quando lui mostra desiderio di fare questa cosa, lo stregone per più volte gli ripete non disturbare il sonno dei morti. Qui, insomma, Walter avrebbe dovuto fermarsi, anche perché glielo ripete più volte. Ma tutti, anche nei film dell'orrore, non disturbare il sonno dei morti, Polazzi. Non lo fare, ovviamente, lui lo fa e tutto. Come non costruire case sui cimiteri indiani. Ma tutti lo facciamo in continuazione. Comunque, una storia breve, ma scritta molto bene, che si legge ancora oggi molto volentieri, che ha un suo effetto, anche se oggi siamo abituati a un horror più truce, esatto, più sanguinolento, ma appunto si legge volentieri, funziona molto bene. Poi ancora si legge oggi, rapidamente, perché sono poche pagine. Ma sì, in un'oretta, e mezza. Lei l'ha letto sul posto di lavoro a qualche illustrazione? No, non ho letto sul posto di lavoro, ma perché deve essere sempre così? Ma tanto è arrivata la lettera di licenziamento. Vabbè, quindi posso fare dire qualsiasi cosa. Adesso dirò quello che penso veramente su Polazzi. E tra l'altro, sto già diventando rosso. Anche una, ripeto, una bella edizione che ha anche un breve apparato critico sulla storia del libro, che è molto particolare perché all'inizio non era stato riconosciuto all'autore, ma era arrivato in altri paesi a nome di altri. Insomma, è anche interessante seguire le vicende del libro e tante anche piccole illustrazioni proprio nello stile di quel periodo, quindi incisioni che anche hanno anche, insomma, un bel carattere. Quindi un libricino che vi consiglio, tra l'altro
l'editore, Abe Editore, cura parecchie riedizioni di questo genere, quindi per gli amanti, e questo può essere il primo di tanti. Anche rima. Avete visto? Io vi ricordo La fatica di David Safier, la prima avventura di Miss Merkel, in questo caso la troviamo a indagare sull'omicidio nel castello, ed è lei quella Merkel. Esatto, ed è quel castello. E questo invece è quello di cui parlavamo prima, Non disturbare il sonno dei morti, Abe Editore. Vabbè, dia l'ultimo saluto ai... cari telespettatori, cari anche amici, un po' un bilancio di queste stagioni di Proust, di Tui e Proust, perché... sono state bellissime stagioni di Tui e Proust, ma non preoccupatevi perché qui c'è libertà di parola, non c'è il cane Putin a regnare su questa redazione, quindi ci vedremo la prossima settimana. Questa puntata non andrà in onda, è probabile. Mm.